Salve gamers e youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Injustice Gods Among Us. Siamo rimasti qui, Flash contro Freccia Verde, perché Freccia Verde pensa che siamo diventati cattivi, mentre invece Flash è diventato un buono ora, perché ha capito che stava facendo delle porcate assurde. E Freccia Verde mena. Freccia Verde mena. E chi è quello là nell'angolo a destra? Lo vedete sullo sfondo? C'è qualcuno? Vabbè, non è così che sempre ora che capite che mi mena? Olè! Olè! Ma guardate come lo meniamo, facciamo delle combo, non gli togliamo nulla di vita. Vabbè, ho capito, vieni lì. Un, due e tre. Aia, mi hai fatto male. Aia. Oh, sta diventando difficile il gioco, vedo. Bene. Olè. Ah, sta diventando molto difficile. Ma sta diventando difficilissimo. Fortissimo, ragazzi, sta diventando dura fino a lì. Sta diventando dura, forse se non posso iniziare a scarteggiare di abilità. Olè, aia. Olè. Olè, vai, dai che ce la faccio ragazzi, forza recupero. Olè, dai vieni. Attiviamo il potere, aia no, non è possibile. Olè, aia. Mi batto, ah, non ci credo, mi ha battuto. Ragazzi, la prima sconfitta! Non ci credo. Oh, finalmente il gioco si sta facendo bello complicato, Freccia Verde è un bel boss, allora un bel nemico. È forte, è fortissimo! È molto forte, cacchio, sta veramente menando Flash, eh! E cacchio, forse sono anche io che non mi ricordo bene il combo. 1, 2 e 3. Perfetto, stiamo recuperando perché... no ragazzi, non è lui che è forte, sono io che sono scemo perché mi sono scordato le combo. Mi ero scordato le combo e quindi ovvio, non riuscivo a colpire perché non facevo le combo. Io faccio così. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Ole! Ah, è vero, perché lui utilizza quell'affare lì per lanciarsi. Addio, questa farà male. No, perché l'ha aiuto. Ole! E vabbè, addio. Ole! Oh, mi hai fatto male? No, perché l'ho stufato tantissimo. Chi è ora che ti mena? Ragazzi, non me l'ha portato come sconfitta, dai. Non me l'ha portato come sconfitta, vi prego. Cioè, guardate, all'inizio... Cioè, ma guardate... No, se ti meni la più brutta delle sconfitte. Dai, menami, riempimi la barra. Che suona male anche questa frase. E va bene. Ora muorici male. Oh, e chi ci è morto male? Freccia Verde. Non me la contate come sconfitta, ragazzi. Mi ero scordato la combo. Non me l'ho scordato la combo, mica altro, eh. That's enough. I'm on your side. È vero. I need you to listen to me. I'm telling you, Gotham and Metropolis will be history. Oh, Wonder Woman! To your world. I can't believe you'd do it. It's insane. We have to stop them. It's gonna be a hell of a fight. No. I brought you here to get the kryptonite weapon. And that plan failed. You're going home. Then I'm destroying the interdimensional transporter. It won't stop him from coming over. It'll buy you time to prepare. Luthor sacrificed himself. We won't dishonor him by just leaving. Infatti. We have an alternative. We bring over our Superman. Finish this fight. È vero. One Superman in this world is enough. He's not like yours. Don't let emotion cloud your judgment. Non l'hai mai fatto Batman perché dovresti farlo ora. Mai fatto? Forse no, proprio. Come mai sanno tutti dove siamo? Così all'improvviso. How is it Superman spared you, Bane? He appreciates my talents. Ha apprezzato il suo talento. Su giù. Non hai problemi, un altro minigioco fantastico. Giù, sinistra, su. Hai una pessima mira, Bane. Io te lo dico, hai una pessima mira, veramente. Peggio su un contrario, proprio una abba bestia. Ah no, basta, non mi chiedere di sfregare sto schifo, perché tanto non torna a sfregarlo, non torna affatto, perché me lo dovete fare un... Boia, mi sono schionato
il polpaccio mi sono schionato, ragazzi. Mi sono schionato l'indice, porca boia. Veramente mi fa male da quanto ho sfregato, cacchio. Diciamo che è anche un buon modo per immedesimarsi nel gioco, via. Il problema è che ho paura di romperlo io il touchpad, veramente. Ho paura di romperlo. Non lo uso mai, ma ho paura di romperlo. Comunque, ragazzi, Bane. Ah, Bane! Parliamo di Bane ora, finalmente. Ho già parlato di Bane. Non mi pare, vabbè. Bane sarebbe praticamente un super cattivo, un nemico acerrimo di Batman, che è addirittura riuscito a spezzare la spina dorsale a Batman. Praticamente Bane è un criminale non sottovalutato, non è solo una montagna di muscoli, è anche molto molto intelligente. Purtroppo, sin dalla nascita è cresciuto in carcere, proprio alla nascita è in carcere, perché ha dovuto scontare i crimini del padre. E in carcere il suo unico amico era un orsetto, ha imparato a difendersi da solo in carcere, tecniche di combattimento corpo a corpo, ha imparato, è diventato intelligente, non è scemo assolutamente. E a un certo punto lo hanno selezionato per fare un tentativo con una droga, un veleno che rendeva gli esseri umani più forti fisicamente. E questo è il Venom, quella sostanza che gli scorre nelle vene, quella roba verde. Lo rende molto più potente, però diciamo che lo uccide anche dentro, più o meno. E non è affatto una bella cosa, ragazzi, per niente. Che altro c'è da dire? È un esperto di guerriglia, un bravo stratega. Non è da sottovalutare assolutamente. Diciamo che dopo il Joker, stranamente, lui potrebbe essere il suo il più grande nemico di Batman. Dopo il Joker, però, mi raccomando, perché il Joker Bane comunque lo sfonda, sono sicuro. In una battaglia, non dico corpo a corpo, ma di menti e anche corpo a corpo, lo sfonda il Joker, secondo me, Bane. Comunque, ragazzi, non c'è molto altro da dire. Mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata di Injustice Gods Among Us. Ah, già, Batman ha comunque steso Bane, grazie. Dipende da che serie lo guardate. Ad esempio, in The Batman, la serie a cartoni animati, Batman stende Bane con un'armatura potenziata. Insomma, un'armatura potenziata, una specie di Hulkbuster alla Batman. Oppure usa la Batmobile, oppure lo stende nel corpo a corpo. Ci sono varie versioni.